Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag. Sono stata taggata in realtà non qui su YouTube, ma mi è arrivato un messaggio sul mio contatto di WhatsApp in cui una persona mi chiedeva di rispondere, insomma, a questo tag e quindi anche se è una modalità magari un pochino diversa dal solito, ho deciso di rispondere. Il tag riguarda i 15 prodotti che uso tutti i giorni, quindi non sono delle domande specifiche, ma devo semplicemente farvi vedere 15 prodotti che io uso tutti i giorni. Quindi partiamo subito con il primo che vi mostro ed è un prodotto che forse può sembrare un po' banale, ma effettivamente io lo uso tutti i giorni, anche più volte al giorno in realtà, ed è il dentifricio. Io adesso vi faccio vedere il Colgate Fresh Gel in questo caso, ma in realtà io utilizzo praticamente ogni tipo di dentifricio purché sia un dentifricio che aiuta a mantenere i denti bianchi. Io vabbè, avevo fatto uno sbiancamento dei denti e poi nel tempo per mantenerli ho deciso di utilizzare dei dentifrici sbiancanti perché comunque aiutano a mantenere un pochino il risultato. E questo è veramente un prodotto che io uso tutti i giorni, più volte al giorno, perché io mi lavo i denti sempre, tutte le volte che ho mangiato qualcosa, io la prima cosa che faccio, fosse anche solo una caramella, io vado a lavarmi i denti, quindi questo prodotto lo uso tantissimo. Un altro prodotto che uso veramente tutti i giorni è il deodorante. Io utilizzo il deodorante Dove, Go Fresh, questo qui agli agrumi. Mi piace molto perché non è forte, molto leggero e soprattutto funziona benissimo. Io in realtà sono una persona che praticamente non suda mai, quindi insomma non è che io abbia bisogno di un deodorante potentissimo, però comunque questo anche quando è caldo, che magari capita anche a me ogni tanto di sudare un po' di più, effettivamente questo funziona benissimo, ha un ottimo profumo, quindi non macchia i vestiti, quindi insomma io mi trovo benissimo con questo. Poi un altro prodotto che io utilizzo tutti i giorni è la crema per il viso. Io vi faccio vedere questa che è della Physiogel. Ed è veramente una crema per il viso ottima perché ripara la pelle in tutti quei casi di arrossamenti, screpolature. Su questo prodotto ho fatto una recensione un pochino più dettagliata nel video dei preferiti di agosto. Magari vi lascio il link in descrizione. Comunque, se andate a vedere il video dei preferiti di agosto, quando arrivo alla sezione prodotto di make-up o di bellezza, c'è la recensione di questa crema. Quindi magari andate a vederla perché è veramente una buonissima crema. Un altro prodotto che poi, scusate, parlando sempre di creme, ogni tanto io utilizzo la crema viso della Neutrogena quando non ho problemi di arrossamenti, quando non ci sono screpolature particolari, quindi è soltanto, diciamo, uno scopo idratante, basta. Allora utilizzo questa che è la crema della Neutrogena e mi trovo molto bene, devo dire, è una buona crema. Gli altri prodotti che io utilizzo sono principalmente prodotti di make-up. Quindi partiamo, scusate, con il primo che è il mascara waterproof della L'Oreal. Adesso in particolare sto usando questo, però devo dire che io utilizzo anche altri mascara della L'Oreal purché siano resistenti all'acqua, perché io utilizzo solo mascara resistenti all'acqua. Quando mi regalano un mascara non resistente all'acqua, io lo devo cambiare perché non lo uso. Poi uso il fondotinta della Sien che lo vendono alla Lidl, mi trovo benissimo con questo fondotinta, ha una tonalità che va benissimo per la mia pelle e io lo uso un pochino come base trucco in realtà, quindi non ne metto tanto, ne metto proprio poco perché per me il fondotinta è una base trucco, però mi trovo davvero bene. Poi utilizzo la matita per gli occhi e l'ho cambiata da poco. Questa è Miss Broadway numero 53 matita Kajal, quindi la metto all'interno dell'occhio e la sto usando da pochissimi giorni, però devo dire che mi trovo molto bene perché ha un'ottima tenuta. Cioè io con le matite di solito avevo dei problemi perché la mettevo dopo un po' spariva. Invece devo dire che questa la metto al mattino e alla sera, anche se magari non ha una linea proprio perfetta e definita, perché magari dopo 12 ore, insomma, ci può anche stare, però comunque mantiene abbastanza la sua linea nell'occhio, quindi mi sto trovando veramente benissimo
e credo che utilizzerò in futuro questa matita. Poi un altro prodotto è l'ombretto. Io ombretto, se avete visto il video sul make-up, come sapete, ne uso tre tipi diversi perché faccio tutto un lavoro di sfumatura con degli ombretti di vario tipo. Adesso ve ne faccio vedere uno solo, che è quello, diciamo, che io metto la fase intermedia, diciamo così, che è l'ombretto matita della Sephora, è un verde scuro e mi trovo veramente benissimo, è molto morbido, si sfuma bene, insomma, è il mio ombretto preferito, anche se purtroppo l'hanno tolto dal commercio, quindi dovrò, ahimè, cambiare. Poi, prima dell'ombretto, ovviamente metto il primer, quindi adesso sto usando il primer della Kiko e mi sto trovando veramente molto bene, quindi insomma, è un buon prodotto perché io metto l'ombretto al mattino, a volte alle 6, e se vado a dormire alle 2 di notte ho ancora l'ombretto posto sulla mia palpebra, posto ancora sfumato, quindi insomma è perfetto questo prodotto. Poi utilizzo il correttore che è questo, di questo colore, molto molto chiaro. Questo è un correttore della Bottega Verde, se riesco a vedere vi dico anche il numero, ma direi che la mia vista non è così eccezionale, quindi in questo momento non riesco a vedere il numero. Comunque è la tonalità più chiara di tutte, perché io ho la pelle molto chiara, quindi la tonalità è questa, come vedete è simile alla mia pelle, e lo metto per coprire un pochino le occhiaie, anche se io in realtà ho poche occhiaie, però insomma un pochino mi piace definire di più il viso, la pelle, quindi lo utilizzo. Poi utilizzo la terra per il viso, in questo caso vabbè è scolorito e non si vede, però la marca è Rimmel, perché l'ho quasi finita comunque, quindi la devo ricomprare. Mi sono trovata molto bene, ha una buona tenuta e utilizzo anche la cipria. In questo caso è la cipria della Essence, la tonalità più chiara, e mi trovo molto bene anche con questa. Un altro prodotto che uso tutti i giorni è il bagnoschiuma. Adesso questo è il bagnoschiuma doccia crema nutriente della COP, quindi non è che sia, però mi piaceva molto il profumo, era un delicato profumo di vaniglia, mi è piaciuto molto soprattutto per l'estate. Io non ho un bagnoschiuma preferito, uso bagnoschiuma di vario genere, quello che mi interessa del bagnoschiuma è che abbia un buon profumo, quindi io più che la marca vado a sentire. Proprio al supermercato tolgo i tappi e vado ad annusare i vari bagnoschiuma perché voglio sentire se mi può piacere proprio la profumazione. E a proposito di profumi, l'ultimo prodotto che io utilizzo tutti i giorni, ovviamente se non devo uscire di casa, magari no, ma se devo uscire lo utilizzo tutti i giorni, è il profumo. Il mio profumo è quello di Christian Dior ed è il profumo J'adore. Io adoro questo profumo, è proprio il mio profumo, è veramente, non lo so, io sulla mia pelle non riesco a sentire nessun altro profumo se non questo. A me negli anni mi hanno regalato tantissimi profumi, ho veramente una serie infinita di profumi, io magari li provo perché comunque mi piace anche variare un po', ma poi alla fine torno sempre sul mio vecchio J'adore, perché è veramente l'unico profumo che sulla mia pelle mi dà una grande soddisfazione, mi piace come rimane la mia pelle con questo tipo di essenza. Quindi, insomma, il J'adore è sicuramente la mia prima scelta. Siamo arrivati all'ultimo prodotto, quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.